Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea Matematico in questa nuova lezione di matematica in cui andiamo a svolgere ancora disequazioni fratte tramite la fattorizzazione con la scomposizione. Prima di partire col video chiaramente ti invito a scoprire tutti i corsi sul sito andrealmatematico.it, utilissimi per preparare gli esami di matematica e utilissimi anche per gli esami di economia, tra cui matematica finanziaria, finanza statistica e microeconomia, assolutamente con tantissimi articoli sul blog da non perdere. Ora ripartiamo da questa disequazione fratta. X alla seconda meno x meno 6 al numeratore, x alla seconda meno 6x più 9 al denominatore, il tutto maggiore di 0. Chiaramente, come sempre, abbiamo la nostra, come sempre, insomma, abbiamo una forma base perché c'è un'unica frazione sul lato sinistro e c'è lo 0 a destra, ma non è ancora fattorizzata, in quanto numeratore e denominatore sono polinomi di secondo grado e quindi dobbiamo capire se tramite processi di scomposizione possiamo andare a scomporli. X alla seconda meno x meno 6. Che cos'è? È un trinomio speciale di secondo grado, perché il numero davanti ad x alla seconda è pari ad 1. Cosa dobbiamo trovare? Due numeri che come prodotto ci facciano meno 6 e come somma meno 1. Questi due numeri sono meno 3 e più 2. Quindi possiamo andare a scrivere la scomposizione di x meno 3 che moltiplica x più 2, tutto fratto x alla seconda meno 6x più 9. Come notiamo c'è la presenza di due quadrati, x alla seconda che è il quadrato di x, 9 che è il quadrato di 3, ed è il loro doppio prodotto, quindi è un quadrato di binomio, x meno 3 alla seconda, il tutto maggiore di 0. Chiaramente a questo punto vedete che si può andare a semplificare l'x meno 3 che si trova al numeratore con l'x meno 3 che si trova al denominatore. Perché in questo caso possiamo anche omettere la condizione di esistenza, ovvero che x deve essere 3. Se la mettiamo non succede niente, perché questa semplificazione, diversamente da quella che è avvenuta nella lezione precedente, nell'ultimo esercizio della lezione precedente, non comporta una completa sparizione, un completo dissipamento di x meno 3 al denominatore. E noi sappiamo che poi quando dobbiamo studiare i segni al denominatore, li studiamo semplicemente maggiori e non maggiori o uguali in presenza di uguale. Comunque vedete che la nostra frazione diventa molto ma molto più semplice. Abbiamo un x più 2 fratto x meno 3 maggiore di 0. In questo caso quindi andiamo semplicemente a studiare il fattore al numeratore e il fattore al denominatore positivi. Quindi avremo x più 2 maggiore di 0 che ci darà x maggiore di meno 2, x più 3 maggiore di 0 che ci darà x maggiore di 3. Andiamo a collocare questi due numeri sulla linea dei numeri e a questo punto prima viene il meno 2 e poi viene il 3. Il primo fattore, ovvero il numeratore, risulta positivo per le x a destra di meno 2, quindi più a destra del meno 2 meno a sinistra, il denominatore risulta positivo per le x maggiori di 3. Quindi più a destra del 3, meno a sinistra, in ogni zona andiamo a moltiplicare i segni, meno per meno più per meno, più per più più. I segni che vogliamo sono i segni maggiori di 0, quindi andremo a selezionare i segni positivi all'interno della tabella, la soluzione quindi positiva sarà per le x minori di meno 2 oppure per le x maggiori di 3. Cosa sarebbe cambiato all'interno di questo studio se nel testo ci fosse stato maggiore oppure uguale a 0? Sarebbe cambiato poco, insomma, quindi per quanto riguarda il fattore al numeratore andavamo a studiarlo anche uguale, quindi vuol dire che nella tabella avevamo un puntino pieno qui che prendevamo anche nella soluzione, quindi nella soluzione avevamo un x minore oppure uguale a meno 2 oppure x maggiore di 3. Prendiamo ora il secondo esercizio. Ricordiamo che questi esercizi ve li ho già dati di compito nella scorsa lezione. Tanti esercizi che troverete nella preparazione dei videocorsi. Mi raccomando, scoprite i videocorsi su andrealmatematico.it. Allora, prendiamo ad esempio questa cosa. 2x alla seconda meno x meno 3, tutto fratto x elevato alla quarta più 1, il tutto minore di 0. Che cosa notiamo? Allora, il numeratore è un polinomio di grado 2. Dobbiamo cercare di scomporlo. Come facciamo la scomposizione?
dobbiamo cercare due numeri che come prodotto ci danno 2 per meno 3, quindi che come prodotto ci diano meno 6 e che come somma ci diano il termine centrale, meno 1. Questo non è speciale proprio perché il coefficiente di x alla seconda non è 1 ma è pari a 2. Per quello prendiamo il prodotto tra il primo e l'ultimo. Questi due numeri certamente sono il meno 3 e il più 1. Non scomponiamo direttamente con x meno 3 per x più 1, ma dobbiamo andare a separare il meno x secondo questi due termini. Quindi faremo 2x alla seconda meno 3x più x meno 3. A questo punto possiamo andare a, cioè scusate, meno 3 e più 2, quindi più 2x, perché come risultato dobbiamo sempre ottenere meno x. Possiamo andare ad applicare ad esempio la scomposizione tra il primo e il terzo, il secondo e il quarto, quindi il raccoglimento fattore parziale, avremo un 2x che moltiplica x più 1 meno 3 che moltiplica x più 1 raccogliendo fra il secondo e il quarto, quindi andiamo a raccogliere un x più 1 che moltiplica 2x meno 3, il tutto fratto x alla quarta più 1 minore di 0. Ora, perché ho riscritto x alla quarta più 1? Perché x alla quarta più 1 è una somma di quadrati, e una somma di quadrati è sempre positivo, quindi questo x elevato alla quarta non andrà ad influenzare il segno della frazione, in quanto un numero che è elevato alla quarta è maggiore o uguale a 0 per ogni x, si annulla per x uguale a 0, ma sommato a 1 risulta sempre positivo. Quindi, essendo che il denominatore è sempre positivo, il denominatore della frazione, tutto quel blocco lì, pur essendo di quarto grado, non andiamo a scomporlo in fattori di secondo o di primo grado, perché sono fattorizzazioni inutili, che non servono al nostro scopo, e quindi alla fine ci troviamo qui una semplice disequazione fattorizzata. Quindi vedete che, come in tutte le disequazioni fattorizzate, andiamo a studiare i due fattori che compongono questa disequazione sul lato sinistro, ne studiamo il segno, quindi x più 1 maggiore di 0 che ne implica x maggiore di meno 1, 2x meno 3 maggiore di 0 che ne implica che x è maggiore di 3 mezzi. A questo punto riportiamo il grafico dei segni riportando le soluzioni ordinate dalla più piccola alla più grande, quindi meno 1 e più 3 mezzi, e sulle due linee andiamo a riportare i segni. Quindi x maggiore di meno 1 significa che sul primo fattore andiamo a mettere i più a destra del meno 1 e i meno a sinistra. X maggiore di 3 mezzi significa che sulla seconda linea andiamo a prendere i più a destra del 3 mezzi e i meno a sinistra. In ogni zona ovviamente andiamo a moltiplicare questi segni. Meno per meno fa più per meno fa meno e più per più fa più. E chiaramente adesso a noi ci servirà andare a identificare la zona negativa, quindi la soluzione negativa, possiamo dire, sarebbero tutte le x che sono comprese tra il meno 1 ed il 3 mezzi. Ricordiamo che se avessimo avuto nel testo minore o uguale, chiaramente il denominatore se n'è andato, quindi tutti e due i fattori che rimangono sono due fattori che si trovano al numeratore e che quindi vanno studiati entrambi maggiori oppure uguali a 0, e quindi vuol dire che nelle soluzioni avremo il puntino pieno sia in corrispondenza del meno 1 sia in corrispondenza del 3 mezzi, e quindi vuol dire che all'interno delle soluzioni avremo preso la zona compresa uguale tra le due soluzioni. Bene cari amici, insomma siamo quasi al termine di queste lezioni sulle disequazioni fratte, avremo ancora 3 lezioni per chiudere la big, 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 big playlist base matematiche. Credo che saremo arrivati ad oltre 100 video per riprendere in mano solo gli aspetti basilari della matematica, tutti completamente gratuiti, ma quando il livello sale e dovete accedere ai livelli superiori della matematica, ricordatevi il sito andreailmatematico.it, assolutamente da scoprire. Ci vediamo alla prossima lezione, sempre con altre disequazioni fratte. Ciao a tutti!